Buonasera cari amici telespettatori, io sono Rogue Vettel. Stasera commenterò la 18ª gara targata Race of Glory qui nel tracciato nell'autodromo Hermanos Rodriguez in Messico. Abbiamo la bellezza di 14 piloti stasera e siamo sì, ormai possiamo dirlo, siamo quasi a fine mondiale. E il mondiale, scusatemi, ancora non è stato assegnato. È guerra aperta fra Rogan Tobos, che è il leader di questo campionato con 31 punti di vantaggio, sul primo inseguitore, ossia TMR Luigi. Siamo in un tracciato molto dal layout molto semplice, molto lineare, ma quando poi uno inizia a girarci si rende conto delle grandi difficoltà che porta questo tracciato. È un tracciato difficile, è un tracciato molto complesso a livello di setup, molto complesso a livello di gestione delle gomme, gestione dell'ERS. Il carburante non è un grandissimo problema. È un grande problema tenere le gomme, è un grande problema al settore guidato, quindi il settore 2, a causa dei curvoni veloci che incitano, insomma, a prenderle a tutto fuoco, e quindi con il rischio della penalità, che appunto può andare a influire quello che poi sarà il risultato finale della gara. Saranno previsti 36 giri per completare questo ennesimo 50% di gara. Queste sono le qualifiche, ossia abbiamo 18 minuti dove tutti i piloti avranno la possibilità di effettuare quanti più giri possibili, in modo da poi potersi posizionare nel miglior modo possibile sulla griglia di partenza che farà scattare ovviamente i piloti poi nella gara successivamente. Allora, condizioni meteo perfette, devo dire, cielo limpido, quindi almeno su questo fronte i piloti sono stati fortunati, perché la pioggia ovviamente può sempre regalare sorprese, ma può anche danneggiare tanto la corsa di ogni singolo pilota, e può andare ovviamente a cambiare quel che è il setup magari studiato fino a qui. Siamo in visuale con Tostapane, che è uno degli ultimi arrivati ed è uno dei ragazzi che ha dimostrato di avere un buon talento. Magari è uno di quei diamanti ancora grezzo, quindi ha qualcosina da affilare, ma comunque sia parte da un'ottima base. Allora, direi di salire on board con lui e di rimanere tra i due. No, saliamo a bordo e di goderci un giro di questo tracciato Hermanos Rodriguez. Andiamo, giro lanciato per Tostapane con gomma media. Attenzione alla velocità massima, 337 km orari in fondo al rettilineo. Attenzione, curva in successione, presa in seconda, terza, ok, niente short shift per lui. Riaccelerazione, anche qui velocità molto alta sul rettilineo. Vediamo, 300, 318 km orari, staccata perfetta. Attenzione qui, a non toccare troppi cordoli. Qui troppo largo, ah, l'uscita pessima. Vediamo, secondo settore, questo è il settore dove si riesce a fare il tempo, questo è il terzo settore, vediamo. Qui bisogna sfiorare tanto i cordoli, tanto, bisogna avere un posteriore perfetto. Forse non li ha presi con una velocità adatta alla qualifica, però ricordiamo, questo qui è il giro di riscaldamento ed è il primo giro ovviamente lanciato per Tostapane. L'ultimo settore, che secondo me è quello più bello, è il settore dove c'è lo stadio. Porta via anche il paletto. Zanate è già ritirato a muro, Zanate, quindi qualifica già abbastanza compromessa per lui. Tempo di 1.17.223, primo tempo che andiamo a registrare di Tostapane, 1.17.223. Allora, abbiamo Ilai, compagno di squadra di Antobos. Anche Antobos sta andando per le vie brevi. Sì, ok, salutiamo Lele, buonasera a tutti, buonasera anche a te. Allora, Eli 1.15.441 con gomma soft. Allora, vi ricordiamo, anzi vi ricordo, scusatemi che sono abituato ad avere il compagno di commento, vi ricordo che
Allora, la differenza fra le gomme qui è molto elevata. Fra la gomma più morbida, questa che vedete montata sulla Renault di Ilai, questa con la banda rossa, e quella montata dall'Alfa Romeo di Tostapane con la banda gialla, hanno un secondo di differenza. Quindi chiunque userà la gomma media, cioè questa gialla, avrà comunque sia un secondo di vantaggio al cambio mescola. Quindi è fondamentale capire la strategia che poi si andrà ad adottare poi nella gara. Una gara che potrebbe essere fatta anche su due soste è la strada forse migliore per poter arrivare in fondo tranquillamente. Attenzione, Luigi con gomma hard addirittura. La gomma hard, tra soft e hard c'è un secondo e mezzo, tra media e hard c'è mezzo secondo, 6 decimi. Quindi tra le due gomme più dure non c'è una differenza elevatissima, però la gomma hard rispetto alla media ovviamente fa molta più fatica, quindi non credo che Luigi andrà a qualificarsi con questo tipo di mescola, anche perché poi per la partenza della gara faticherebbe non poco. Ricordiamo poi ovviamente che il rettilineo, come vedete, è enorme. Prima di arrivare alla staccata di curva 1, come vedete dalla mappa, dove c'è il numero 1, quella lì è la staccata di curva 1, quindi dalla piazzola alla staccata numero 1, insomma, di strada ce n'è. Quindi anche chi parte comunque in seconda fila può avere la possibilità, con uno scatto perfetto, di qualificarsi, di ovviamente passare nelle prime posizioni e quindi andare a mischiare le carte in tavola. Per ora il tempo di Lai regge 1:15.441, però il tempo di Luigi 1:16.751 con gomma hard è strabiliante, devo dire eccezionale. Mamma mia, anche Coffi 1:17.885, ma molto probabilmente un giro giusto per assaggiare la pista e per capire come spingere, dove magari risparmiare qualcosina e dove cercare di azzardare il tutto per tutto. Infatti rientra in box con 1:17.385, che per ora lo classifica in quinta posizione. Andiamo avanti, abbiamo Marinelli, che non è nel suo giro veloce, abbiamo Antebossi, che non è nel suo giro veloce, Barti, che non è nel suo giro veloce, abbiamo Firebox, che è nel suo giro veloce. Andiamo on board, andiamo. E lui è molto cauto nel secondo settore. 56 e 610, ora non ho i riferimenti dei settori. Annotiamoci questo 56 e 6. Attenzione che si ritrova una Red Bull, quella di Bart, l'ultimo settore che è ovviamente poi quello più guidato, più lento. Prima curva. Va a chiudere in 1:16.388. Chi lo posiziona, attenzione, seconda posizione, staccato di comunque 9 decimi. Ed è insomma un distacco molto molto elevato. Dade che penso sia uscito ora, però questo lungo a presumere che non sia nel giro. Seguiamo Marinello, andiamo anche per lui. 28,8 nel primo settore, gomma media per lui. Dovrebbe cercare di fare un tempo o simile o addirittura superiore a quello di Tostapane. Vediamo, secondo settore fatto da Firefox era 56.610. Vediamo come conclude il secondo settore Marinelli. Superiore, 58.6 addirittura, 2 secondi più lento. È un sovrasterzo pazzesco, mamma mia, un posteriore che non sta fermo neanche a fregarlo. Vediamo in quanto va a concludere il suo primo giro. 15-16, alto, alto. 18-808, superato ora da Dado. Oh, Antoboss, 14-676. Questo è un giro da qualifica, questo è un giro da qualifica. Questo è un giro da qualifica, questi sono i tempi che si vedono con questa gomma, sul 14 alto e mezzo insomma.
e mezzo, Dio, forse usando si arriva anche a 14,5, però devi proprio osare fare tutto perfetto. Grande la prestazione di Luffy in 16,3. Belli i distacchi fra Luffy e Firefox, c'è praticamente 12 millesimi. Tantissima roba. Barco intanto 16,995, il migliore delle gomme gialle. Ma rimane comunque impresso quel 16,7 registrato da Luigi, che lo accredita per ora del punto questo. E Luigi appunto che sta ancora riuscendo, però non ho visto la gomma. Sta uscendo quindi gomma gialla. Quindi se tanto mi dà tanto dovrebbe andare sul 16,2. Quindi si dovrebbe posizionare addirittura davanti agli Uffi, se ovviamente prendiamo la differenza di mescola che ci fornisce il gioco. Taglia in una maniera abbastanza assurda, e anche nel giro è out, quindi non capisco la necessità di questo taglio. Vedremo. Grazie Gavelì, se così si legge, per il follow. Un abbraccio. Allora, Gege, ottava posizione, Coffi è uscito con gomma gialla. Attenzione, oh, Coffi nel giro veloce addirittura, seguiamolo. Ha preso taglio, eccolo. Quello che dicevo, eccolo. E bisognerà stare attenti soprattutto alla gara, perché la gara 3 secondi, insomma, e 3, 6, la gara sarà costissima per i piloti. E vedremo come andrà a finire. Poi vediamo un po'. Abbiamo Rogue Dennis che è nel giro veloce, attenzione che trova il traffico di Ferragosto, andiamo a vedere un po' che rientra, quindi probabilmente farà il giro con la rossa. 16,7, buono Dennis, grande, il migliore di gomme gialle, il migliore delle gomme gialle, sbagliato. Grandissimo, bravo. E il Shark, vediamo nel giro veloce. Grazie anche a Apeduto 89 per il follow, un abbraccio anche a te. Andiamo, Edil Shark lotta spessissimo per i podi, è un grandissimo pilota, staremo a vedere come andrà a qualificarsi. E attenzione anche a Luigi, 28,0 nel primo settore, buonissimo primo settore. Ricordiamoci che il 26,6 fatto da Firefox, che comunque è attrezzato per il quarto posto per il momento. Ragazzi, se avete domande scrivete e non fate i tipi, mi raccomando, fate il tipo. Vediamo, ottimo secondo settore a parte del Shark, molto veloce, molto stabile la macchina. 55,8, grandissimo secondo settore. Attenzione perché trova Rogue Dennis nel secondo, nell'ultimo settore, quello più guidato, andrebbe a dargli fastidio. Vediamo il primo posteriore che perde. Vediamo, 15,158 di Shark, attenzione anche a Luigi, 15,485 con la gomma gialla, il migliore delle gomme gialle è Luigi. E il Shark prende mezzo secondo da Antebox, quindi prima fila momentaneamente tutta Renault. Ciao Anima, buonasera. Quindi prima fila tutta Renault per il momento. Grandissima prestazione, attenzione ancora a Firefox che è nel giro veloce. Vediamo se riesce a migliorarsi. Ultimo settore, quello più bello, lo scalo. Che meraviglia. No, mi sa che non era, non stava tenendo giù, mi sa che si lancia ora. Sì, gli ho detto una cazzatina. Andiamo in televisiva con lui, vediamo. La 142. Velocità in fondo al rettilineo. Vediamo, Evil Shark 28,0 nel primo settore. Vediamo Firefox se riesce a essere su quei tempi. Non vi sto a dire i migliori settori perché dovrei mettere la pausa e si blocca la live, quindi vi dico i settori che riesco a ricordare. Ecco, Anima. Sì, Anima, ho sbagliato. Firefox per adesso il primo settore non ce l'ha neanche segnato, quindi ottimo, grazie Codemaster, regalarci queste emozioni infinite. Aspettate un attimo che ho un ragazzo che deve entrare. Karem, ci sono, perfetto, lo devo invitare, scusatemi, ci perderemo un attimino
di live. Devo invitare un ragazzo. Un attimino. Karen, eccolo qui. Perfetto. Vediamo, ultimo settore. Firefox, ve lo ricordo, 16.387 il suo giro. Vediamo. Si avvicina. Vediamo Coppi Puma. $14.990 e scalza Bill Shark dalla terza posizione. Bella prestazione, bella prestazione. Vediamo se c'è qualcun altro in pista. Tostapane con gomma rossa. Attenzione, Tostapane con gomma rossa può andare a insidiare Lucky, considerando un secondo di mescola e magari si fa un giro perfetto anche Firefox. Comunque non lontano. Anche Gege abbiamo. Vediamo, sono tutti nel giro di riscaldamento. Manca 1 minuto e 54 secondi. Marinelli ai box. Sta entrando in pista Eli. Vista Kevin Shark. Mamma mia, non so chi segui. Oh, attenzione a Luigi che è entrato con gomma rossa, quindi partiranno tutti con gomma rossa. Ma questi tagli non ci piacciono. Dove va Luigi? Dove va? No, questi tagli non ci piacciono. No, che brutto, questi tagli no. Probabilmente perché ha paura di prendere taglio, forse. Ha paura di non arrivare alla bandiera e quindi poter fare un giro. Ma non ci piacciono questi tagli. Vediamo. Seguiamo Eli, che comunque sta lottando per la pole position. Andiamo. Come si è ritirato dalla sessione? Ritiro volontario ai box. Ecco. 339 km orari in fondo. $27.955, 76 millesimi dal suo primo settore. Ottimo Eli, che comunque non si migliora ma non si peggiora neanche più di tanto. Abortito il giro, quindi taglio curva da qualche parte. Proviamo Antoboss. Gigi si è ritirato dalla sessione. E Zonate praticamente partirà in penultima posizione perché è entrato Karem, quindi partirà Karem ultimo, Zonate davanti. Non ha fatto neanche un giro per caso. Gara un po' compromessa forse. Oh, mamma mia, che entrata. E che uscita. Vediamo. Ricordiamo, Antoboss deve cercare di vincere questa gara. Deve cercare di avere più punti possibili. Oh, 55,6, migliora di 6 millesimi addirittura. Luigi, 14,282. Pole position provvisoria, 4 decimi addirittura di vantaggio sul tempone di Antoboss. Attenzione, vediamo, 11, 12, 13, 14,602, migliora, ma di 74 millesimi, che non è sufficiente per la pole position. Comunque sia, prima fila, ancora loro. Luigi, Antoboss. Terza posizione per Eli. Quarta posizione per Coppi Puma. Quinta posizione Bill Shark. Sesto Firefox. Luffy che sta tagliando, ma non credo che riesca a finire il giro. Quindi, settima posizione Tostapane. Che sta piovendo addirittura. Tostapane non credo che sia nel giro, no, anche perché settori altissimi. Rogue Dennis, comunque con la media, partirà nono. Bart non credo che riuscirà a fare il giro anche perché ha pochissimo air, si sta chiudendo. Quindi decima posizione, Gege, 17.237, undicesima posizione, dodicesimo Dade con 18.299, Marinelli, anche lui non credo che riuscirà a migliorarsi un giro per
considerando la pioggia, considerando anche il pochissimo. Quindi 18.8 per lui, che partirà comunque sia in 13ª posizione. Ultimo, ma non ultimo perché c'è Karen in sessione, Zonate, che purtroppo deve aver commesso qualche errore, anzi andiamo a vedere proprio cosa è successo. Danno fatale, sì, danno fatale, quindi niente, Zonate è danno fatale, quindi sì, ha fatto proprio un errore di guida che l'ha costretto purtroppo al ritiro da queste qualifiche. Quindi ennesima pole position targata Ferrari e targata Luigi. Andiamo a vedere come sarà la partenza. E tanto boss, avere lì Ilai è fondamentale, fondamentale. Visto che ci siamo, vi voglio ricordare ora la classifica dei piloti e dei costruttori. Allora, un attimino che faccio lo screenshot, anche se non avrei bisogno, visto che... Ok. Allora, in prima posizione abbiamo Anto Boss con 325 punti di vantaggio. Anzi no, Anto Boss a quota 325 punti, scusatemi. Luigi a quota 293 e praticamente sono loro due i contendenti, perché poi il terzo è Will Shark, ma ha 174 punti e ha un distacco di 151, quindi non credo che ci sia la possibilità per Evil Shark di lottare per la prima o seconda posizione. Evil Shark, tra l'altro, deve stare attento a Ilai, perché hanno 11 punti di differenza, Ilai ha 163 punti, quindi c'è già una lotta per il terzo posto, per il gradino più basso del podio, chiamiamolo così. Poi abbiamo Spectre, che comunque corre il giovedì nella categoria Elite, abbiamo Caban, che ha smesso di correre, Ted, che stasera non c'è, Dennis 72, Emremor 67, Migri, che non corre più, Mario Best 43, Liuffi 39, Tostapane 34, Marinelli 31, Firefox 26, Bart 6, David Rooney stasera non c'è 4, Karem 2, Carrara e Gege 0. Mentre per il mondiale costruttori, teoricamente per ora è in mano alla Renault, considerando che manca questa più Austin, Brasile e Abu Dhabi, comunque non è chiuso del tutto, staremo a vedere come sarà l'evolversi. Comunque 492 punti Renault, 401 Ferrari, McLaren a quota 252, quindi Mercedes 151, Toro Rosso 115 a pari merito con Racing Point Red Bull, quindi un grandissimo pacco di mischia qui per la quarta, quinta, sesta e settima posizione, Alfa Romeo 77, Haas 39, Williams 36. Quindi comunque sia, abbiamo entrambi i titoli in palio e ovviamente anche le posizioni comunque sia sono molto lottate fra tutti i piloti e fra tutti i team anche, a parte la Renault che comunque ha un bel bottino di vantaggio. Staremo a vedere ovviamente, senza gufare niente a nessuno, come andrà questa gara e poi come andranno anche le altre tre gare successive a questa. Vi ricordo, domani correrà la categoria Elite, dove correrò anch'io tra l'altro, e sempre qui in Messico. La settimana del Messico poi si concluderà domani e settimana prossima ci sarà la gara di Austin. Gli orari sono gli stessi e niente, mercoledì e giovedì, poi tanto su Instagram, su Facebook vi daremo gli aggiornamenti. Vi ricordo anche che ogni fine settimana creo un evento col mio forum utilizzando, tipo domenica scorsa, sabato e domenica scorsa abbiamo creato un evento utilizzando la McLaren di Button del 2010, Button Hamilton se non sbaglio, e abbiamo corso in Cina e per questa settimana, per questo fine settimana avevo pensato di creare un evento utilizzando le Formula 2 nel circuito di Baku, quindi ci sarà lo streaming che farò io, perché io le Formula 2 sono completamente negato nel guidarle, quindi preferisco divertirmi facendo lo streaming. Vi invito ad esserci, ci sarà qualifiche complete, la sprint race il sabato a partire dalle 2:30 e domenica alle 3 ci sarà la seconda gara, un po' come fanno nella Formula 2 vera e propria. Quindi vi invito ad esserci e a non mancare. Ora siamo in griglia di partenza, manca Marinelli che non so cosa stia combinando, ma penso che il tempo stia per scadere, perché una volta che mettono tutti pronto ai 30 secondi per fare quello che devi fare, a meno che non sia buggata alla lobby, ma non credo.
e ci sarà il giro di formazione che ci accompagnerà poi a quella che sarà la partenza di questo Gran Premio del Messico. C'è un attimo un problemino tecnico. Niente risolto, perfetto. Era Marinelli che a quanto pare ha avuto un problema con la connessione, ha dovuto uscire dalla sessione. Però non lo dà neanche in griglia, mi sa, giusto? Vediamo un po'. Io provo a rinvitarlo, ma non so se lo dà in griglia, vediamo. Allora, invita altri, invita al gioco. Dov'è, dov'è, dov'è? Dov'è? Perfetto. Allora, vediamo le gomme scelte dalla decima posizione in giù. Quindi Bart con le medie, Gege, Carraro e Karen con le hard, addirittura Zonated con le rosse. Ecco, la scelta di Zonated non la capisco, però sì, naturalmente avrà un mega vantaggio rispetto ai suoi due avversari davanti, quindi alle due ass in questo caso, in partenza avrà un grandissimo vantaggio. In partenza staremo in televisiva giusto per cercare di riprendere tutti e cercare di capire se ci dovessero essere contatti, chi innesca, chi fa, chi non fa, eccetera, eccetera. Siamo quasi pronti, siamo quasi pronti. Staremo a vedere come sarà questa partenza di questo Gran Premio con questo mega rettilineo davanti. Dal chattino vi chiedo di fare il tifo e di pensare poi pilota migliore, scuderia peggiore, scuderia migliore, pilota peggiore e non lo so, fate il vostro podio virtuale. Madonna com'è lontana sta visuale. Ma che è? Ma davvero? Ma seria? Sta visuale così? No. Non mi puoi dare sta. Mamma mia. Oh, ecco, questa sì, questa mi dà. No, no, che cosa ha combinato sto gioco? Si accendono i semafori e parte il Gran Premio del Messico, 18° round stagionale, targato Race of Glory. Ottimo sputo di una Williams, quella di Firefox, grandissimo sputo, Luigi va subito a coprire l'interno, attenzione. Dai, va forse all'attacco, attenzione, Firefox che partenza. Dai, passa. No. Viene ripassato, attenzione Firefox, attenzione alle due remote. Ponte ha perso un sacco di posizioni, attenzione bandiera gialla, primo settore. Ha fatto un po' di casino con questo pane. Pane e Karen che ha fatto una gran partenza e Zonate, come avevo previsto, ha fatto un'ottima partenza. Soft che monta. Luigi è riuscito a tenere la prima posizione, ottimo spunto per lui. E Firefox ha fatto una grandissima partenza, grandissima partenza, ed è andato quasi a infidiare anche Boss, quindi ottimo spunto per lui. Vediamo se Ilai riesce a, oh mamma, diciamo, a stare quantomeno al passo di Luigi, almeno per i primi giri, in modo da dargli fastidio, magari fargli prendere qualche penalità. Scusa un po' la Ferrari di Luigi. Vediamo anche dietro se ci sono danni, mi sembra tutto giusto. Marinelli ha mandato la sessione, d'accordo. Perché non c'è, è sparita la macchina, è sparita un botto, quindi giustamente. Attenzione, Luffy è sotto attacco da Bart, vediamo. Vediamo, con gomma media addirittura. Vediamo, Luffy è interno, esterno, Bart che poi sarà interno. Oh, bello, bellissimo. Bellissimo, bello, bello, bello questo duello tra
Mamma mia, come è uscito male. Attenzione, Coffee Puma con Evil Shark, vediamo. Evil Shark che non tiene certo su. Mamma mia, grandissimo. Grandissimo, che spettacolo. Che spettacolo. Con Rogue Dennis dietro, che non sta certo a guardare. Grazie, è stata la festa che non si metterà a dar fastidio ai due contendenti per la quinta e sesta posizione. Ricordiamo, Evil Shark e Coffee hanno gomma rossa, quindi Dennis faticherà un po' di più nei primi giri con gomma media. Già 2 secondi e 4 il vantaggio di Luigi su Antoboss. Antoboss e Eli si sono cambiate le posizioni, o comunque sia sono stati, c'è stato un sorpasso che ci siamo ovviamente persi, mi dispiace. Oh, attenzione, Evil Shark e Coffee all'attacco di Firefox, vediamo che dei primi due a fare la mossa. Evil Shark fa vedere interno, va, vediamo se Firefox fa, oh, dipende, ma esattamente alza il piede perché nettamente davanti Evil Shark. Vediamo, Coffee dovrebbe trazionare meglio in uscita dalla curva, vediamo se è così. È interno Firefox, Coffee alza il piede, sta gestendo chiaramente una mappatura bassa di S di motore per ora. Quindi Evil Shark va e va, dove va? Va da ovviamente Gege. Intanto prima penalità, 3 secondi subito dopo 3 giri, attenzione alle penalità. Attenzione anche a Zonated e a Luffy, sono in bagarre tra di loro, c'è mezzo secondo fra di loro, quindi con il DRS che è stato abilitato in questo giro, intanto Costapane con Gege, vediamo se Gege contro l'attacco allo stadio. Costapane va un po' lungo, non so perché, questo è un errore di guida. Intanto 1.18, non ho visto il giro veloce di Luigi, 1.18, 363, grandissimo giro veloce, ovviamente spremendo tutto quello che ha nella sua Ferrari. Intanto Coffee riesce a passare molto facilmente Firefox, probabilmente con qualche problemino, forse di gomma, non lo sappiamo, dopo una partenza eccezionale si ritrova già a subire sorpassi. Deve stare attento a Dennis che comunque con la gomma media ora inizia a viaggiare un po' anche. Vediamo Eli intanto in difficoltà, che ha perso tanto da Evil Shark, Evil Shark è lì, Zonated con Luffy, vediamo. Questa pista è bella anche perché ci regala sorpassi e controsorpassi che magari piste come Monte Carlo, piste come l'Ungheria o anche Singapore, comunque giustamente per la tipologia di pista non ci può dare. Però queste battaglie, queste piste qui sono... Oh, attenzione, attenzione, Luffy ritirato. Attenzione alle safety car, possono giocare un ruolo fondamentale, attenzione. Ma tutto per coloro che hanno gomma rossa. C'è la virtual, attenzione. Chi si ferma ora? Vediamo se qualcuno si ferma, se gioca la carta di fermarsi. Sì, Coffee si ferma. Ottima scelta, ottimissima scelta. Però devi andare su una gomma larga. Un po' pensare di montare media. Ah. Con gomma media, anche Zonate, è ottima scelta anche per lui. Però gomma media, forse avrei montato una Harley, essendo il quinto giro. Sì, una scelta comunque azzardata. Intanto anche Tostapane rientra. Sì, fanno bene a rientrare. Ottimo. Anche Karen aveva gomma hard, perché è rientrato? Dario, anche lui perché è rientrato? Forse cambio del... Ah, ok, cambio del muso. Forse anche per Karen. Sì, allora sì. Ottima, questa virtual che è già finita tra l'altro e... Ha rimiscolato molto, molto le carte in tavola. Tipo Coffee ora si ritrova a 26 secondi, anzi 25.8 dalla testa. Però col pit stop già effettuato. E potrebbe, se riuscisse a guadagnare tanto ora, che ha comunque più o meno strada libera, potrebbe andare a insidiare poi il podio. Quindi sia Eli, sia Antoboss, sia lui. Comunque non sono lontani tra di loro. E Evil Shark a vedere, vediamo. Sì, più o meno è nella zona di Eli, al DRS, quindi tra pochino seguiremo loro.
Firefox è lì per ora da solo. Care, ma 3 secondi di penalità, intanto Bart sta avvicinando Firefox. Rob Dennis passa Firefox, grande Rob Dennis, grande. Ottimo inizio di gara, ottimo inizio di gara. Vediamo quante posizioni ha guadagnato. Vediamo, 4 posizioni guadagnate, tanta roba. Quello che ne ha perse di più per il momento è Kofi, ma vabbè, ha fatto pit stop, quindi ci sta. Questo ci sta. E fa anche viola nel primo settore, Rogue Dennis, considerata sì, la scia e il DRS, che in questa pista fanno e non poco. Vediamo, vediamo Gege con qualche pugno, vediamo come si comportano i due piloti Haas e Racing Point rispettivamente nell'ordine. Mamma mia, si vede, oh, Bart passa Firefox prima dello stadio addirittura, bravo. Vediamo se anche Coffee Puma riesce prima dello stadio, magari trazionando meglio. Oh, che taglio netto. E riesce, sì, naturalmente, ad avere un pochino più di velocità e quindi a prendere con abbastanza facilità, andando anche un pochino largo in ingresso, il sorpasso. E qui va lungo Gege. Meglio, sembrava da un'inquadratura un po' lunga, però vedo che comunque la sta gestendo molto bene la sua vettura. Oh, ancora, grandissimo, bello Firefox. Firefox lo vedo veramente con il fucile a canne mozze in mano stasera. Lo vedo veramente a pallettoni, grandissimo. Che aggressività stasera. Andiamo. Wind Shark adesso, vediamo, on board. Vediamo, vediamo il stile di guida di Wind Shark. Lai dovrebbe fermarsene l'ottavo giro, qui con gomma soft diciamo che l'ottavo giro non è male per fermarsi. Vediamo se tenta l'attacco, televisiva per me. .322 contro 340 addirittura. Vediamo se tenta la staccatona, no, non la tenta. Bella difesa di Lai. E bella testa di Vinciate che comunque preferisce farlo magari in una zona più safe, tipo questa forse, vediamo. Vediamo se il Shark ci prova. Ci prova, è interno qui, ma sarà esterno dopo, vediamo. Bella, come se l'è giocata bene. Lo accompagna un pochettino, ma niente di irregolare. Bella, bella, bella. Rogue Dennis, intanto 3 secondi di penalità. Bart, 3 secondi di penalità. Ammazza, ho come fuoco. Oh! Oh, oh, oh. Borde. Luca ha abbandonato la sessione. Oh mamma. Oh, oh, oh. No ragazzi, so passare qui? No, mi trovo. Cioè bellissimo, ci fate godere come dei pazzi, ma per voi tutto sudore, eh. Questa cosa che camice. Io c'ho uno stock di camici. Oh bestia miseria. Bello, bello, bravi, bravi, bravi. Io amo i miei piloti. Sono correttissimi i miei piloti. Del secolo magari, però per me sono veramente corretti questi ragazzi tutti. Coppia ha guadagnato 2 secondi su tutti, vediamo. Oh che bella la visuale con l'uso della McLaren. Mi altri 3 secondi di penalità, siamo a 6. Mamma mia che bella la visuale sul muso della vettura, bellissima, bellissima, ottimo. Quindi Vinciac è riuscito a passare e a togliere il doppio podio per ora alla Renault. Andiamo, 3 secondi e 2 intanto per Luigi su Antoboss. Luigi non deve fare il giro veloce. Luigi a parte non dovrebbe vincere. Allora, nei calcoli mondiali, considerando che Antoboss ha 32 punti di vantaggio, se Luigi vince tutte le gare fa 7 qui. 14 Austin, 21 a Brasile, 28 ad Abu Dhabi.
per vincere il mondiale. Sì, oh Coppi, 3 secondi di penalità. Per vincere il mondiale deve vincere tutte le gare e fare i giri veloci. E magari deve anche zonate, di tanto 3 secondi di penalità. Oh, ancora! Colpi di scena tutto spiale, vince anche i box. E in box anche Antoboss. Antoboss gomma media per lui. E Virchard gomma media anche per lui. Ottimo. Mentre Firefox gomma rossa ancora. Quindi sicuramente due soste. Gli altri che hanno montato. Oh Karen, no. Karen, no. Attenzione, safety car virtuale. E attenzione ora a chi non si è fermato. Però sono nel primo settore. Secondo, anzi. Oddio, forse potrebbe avvantaggiare Luigi. Spero di no, perché ammazzerebbe la gara proprio alla grande. Quindi speriamo di no, perché sarebbe abbastanza triste. Vediamo quanto dura questa safety car virtuale. Costa pane, 3 secondi di penalità. Attenzione, perché Luigi potrebbe trarre un enorme vantaggio sulla safety car virtuale. Attenzione, attenzione, sicuramente rientra. No, non rientra, non rientra, strano, strano che non rientra. Forse va per una sosta sola, non lo so. Dade, 3 secondi di penalità. Bart, 3 secondi di penalità. Siamo a 6. Oh, Dennis passa in seconda posizione. Coppi ha guadagnato tantissimo sugli altri. Anche là è il boss. Coppi ha guadagnato tantissimo sugli altri, ma ha già 5 giri sulle gomme. E comunque tanto boss non è lontano. Quindi attenzione alle gomme di Coppi. Attenzione, perché fermarsi con safety car o con virtual safety car, sì, è buono. Ovviamente a seconda del giro, nel giro di Coppi secondo me era un po' prestino, però ci ha provato. E bisogna valutare poi ovviamente che cosa andranno a montare. Sicuramente Coppi non farà un pit stop unico, perché ha montato la media troppo presto e non credo che riuscirà a fare altri 25 giri su questa gomma. Cioè dovrebbe fare 31 giri in totale, quindi non credo che sia fattibile. Antoboss nemmeno, io penso vadano quasi tutti su due soste. Bisogna capire Luigi se andrà su due soste, perché ancora non si è fermato, è una cosa abbastanza strana. Vediamo se si ferma adesso. Richard 3 secondi, no, Luigi prosegue. Su 27 comunque, che è un gran bel girare. 27 è un gran bel girare. Vediamo Dennis. Dennis è 19.8 per esempio, sta guadagnando. Sta guadagnando, mamma mia. Bravo, bravo. Oh, attenzione, no, Gege, no. Guarda dove, all'ingresso dello stadio. Attenzione ora. Safety car, oh. Attenzione alla safety car, questo e questo manderà in crisi Luigi. Perché non ha tanto distaccato né Dennis, né... No, forse no, perché comunque sia 24 secondi. Attenzione ora, perché è una fase abbastanza critica per lui questa, secondo me. Vediamo ora chi si movimenterà per ovviamente cambiare gomme e fare strategie alternative a questa che hanno attualmente, ovviamente. Vediamo dove esce, se esce sempre in prima posizione o se qualcuno riesce a bloccarlo. E attenzione alla ripartenza. Vediamo che gomme sono quelli di Luigi. Intanto 3 secondi per Zonato ed ancora. Luigi torna in prima posizione e rientra in prima. Dennis rientra, Bart rientra. Coffi non credo riuscirà a sopravanzare Luigi. No, mi sa proprio di no. Oh, Dennis con le hard addirittura, Bart con le soft. Coppi rientra, bisogna vedere che monta Coppi, dovrebbe montare una hard attack.
gommarda per lui. Anche Alto Boss rientra gommarda addirittura. Gommarda, che scelte, mamma mia, poi come sono indietro, mamma mia, quante posizioni hanno perso. E Wilshark è quello che ci ha guadagnato più di tutti. Wilshark, Dennis, Bart, mamma mia, quanto ci hanno guadagnato questi piloti. Vediamo le posizioni guadagnate adesso. 6 posizioni da Dennis e 6 posizioni per Bart, 3 per Wilshark, mamma mia. Ragazzi, se avete scritto e non vi ho risposto, scrivete perché ho dovuto riavviare la live dal computer. Cioè, ho dovuto chiudere Google Chrome e rimettere Twitch su computer. Quindi se avevate scritto qualcosa e non vi ho risposto, riscrivete pure. Mamma mia, tostapane anche i box. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Attenzione alla ripartenza, che sarà tosta, tosta, tosta. Luigi a gomma nuova, praticamente, montata ora. Rogue Dennis a gomma nuova, montata ora. Bart a gomma nuova, montata ora. Tutti gli altri, Firefox 3 giri, Coffee Antoboss nuova. Eli, vabbè, un giro come Zanatog. Dade è quello che ha più giri. E Tostapane, 0 giri. Ammazza, ammazza. Ammazza. E siamo solo al 14° giro, siamo neanche a metà. Mamma mia. Mamma mia. Che roba. Giulio si è abbandonato, sì, perché comunque si è tutto, quindi sì, mi viene volato per abbandonare la sessione. Allora, parliamo, visto che non ho trovato il momento di parlarvi del setup, direi di parlarne ora mentre si aspetta il rientro della safety car, che molto probabilmente rientrerà non a questo, penso, perché gli altri sono distaccati ancora, sia Dade che Tostapane sono abbastanza lontani, quindi presumo che rientrerà al prossimo giro. Allora, parliamo di setup. I setup, chiaramente, in un gioco di Formula 1, poi diciamo che dal 2016 in poi hanno cominciato veramente a fare la differenza nelle piste e anche a livello di stile di guida. I setup non vanno presi da prova a tempo, parliamoci chiaramente, perché i setup di prova a tempo sono fatti esclusivamente per appunto il giro secco, il giro scarico, il giro che non tiene conto di consumo gomme, consumo della macchina e pista, ad esempio. In prova a tempo, se uno fa il giro di notte, quindi in Bahrain, a Singapore o a Monte Carlo, se lo fa di notte troverà un certo tipo di tempo, se lo fa di giorno a una certa temperatura troverà un altro riscontro cronometrico. Quindi il gioco in prova a tempo non tiene conto di determinati fattori. Per fare il setup perfetto, o quasi perfetto comunque sia, bisogna mettersi sulla modalità Grand Prix, prova libera, 90 minuti. Oppure fare la gara direttamente, fare la qualifica. Però io consiglio più intanto da dei box, però io consiglio di fare la prova libera perché in prova libera e hai la possibilità di metterti tutto il carburante che vuoi e ti consiglio, ovviamente se fai i campionati al 50% come facciamo noi, ti metti i giri che corrispondono al 50% del circuito e provi. Se il setup lo senti bene sul passo gara, se man mano che consumi le gomme comunque riesci a tenere la macchina, sei costante, eliminare tutto, bene, hai un setup ottimo. Se quando poi lo provi sul giro secco, la macchina è, non lo so, ti sembra sterzante, poco sterzante, ti sembra lenta in uscita di curva, ti sembra lenta in rettilineo, cambia qualche parametro. Ma non troppi, perché alla fine i punti li prendi nel momento della gara. La qualifica, poi soprattutto in piste come questa, può voler dire e non dire, cioè nel senso, ma anche la Formula 1 vera ce lo insegna, questo tipo di cose. E per una pista in questa maniera, allora, diciamo che il gioco non tiene conto della rarefazione dell'aria. Cosa significa? Che intanto la safety car rientra in questo giro, quindi non aspetteranno Dade, che comunque non è lontanissimo.
Allora, vediamo un attimo la ripartenza, poi torneremo un attimo a parlarne di questa cosa. Vediamo, Luigi fa l'andatura, vi ricordo, il pilota davanti fa l'andatura, può frenare, può fare tutto quello che vuole. I piloti devono stare attenti. È Luigi che fa l'andatura in questo caso qui. Vediamo, quando deciderà di ripartire, vediamo. Forse qui. Sì, è andato. Una ripartenza abbastanza normale. È ripartito dall'ultima curva, molto soft. Vediamo. Ha già preso una bella distanza da Richard. Vediamo, tutti gli altri sono in curva. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Bart, subito all'attacco. Oh, visuale dalla vittoria del blu, bello. Vediamo, staccatone. Vediamo con gomma rossa, mamma mia che differenza di tempo. Un secondo e fa. Oh, una sorta di lag. Trasformato in ghosting fortunatamente perché sennò erano danni. Vediamo chi tiene testa. Bart all'interno. Oh! No! No! Ma no! Ma no! Ma cosa è successo? Ma cosa è successo? Pazzesco, non ci voglio credere. Non ci voglio veramente credere. No, veramente, non credo ai miei occhi. Gara compromessa di entrambi adesso. Senza alettone entrambi, quindi ulteriore sosta. Che strage. E Firefox ammazza sul podio per ora. A parte che è insidiato da questo Puma che ha gomma, sì, hard, però diciamo più fresca rispetto alla soft montata da Firefox che comunque conta 3, anzi 6 giri. Dade, 3 secondi di penalità. Tra pochino ho reso conto delle penalità. Mamma mia, che brutto incidente. Bruttissimo, bruttissimo. Autoboss sta perdendo un sacco di punti in questo momento. Il Luigi. Bart si è ritirato. Attenzione all'ulteriore sinistra, si è ritirato ai box, quindi non ci dovrebbe essere stato di carro. Dennis ai box, vediamo. Potrebbe montare una gomma media, no, va sull'hard per essere sicuro. Qua ci dovrebbe essere il bug della lezione. Sono 5 secondi di penalità forse, non so per cosa. Ok, gomma hard per lui, peccato. Dennis, peccato. Richard ha già perso abbastanza contatto da Luigi. E Firefox è attaccato. Firefox è attaccato, vediamo. Dai ragazzi, un po' di anima anche dal chattino, forza! Scrivete, fate il tifo, commentate, dite la vostra. Oh, attenzione, perché Toffi sta per attaccare Firefox, ma anche Boss attaccherà adesso. Oh, squalificato con Stefano addirittura, no! Perché? Non ci voglio credere. Una strage questa gara. Una strage. Boss è riuscito a passare questo qui. Deve riuscire ad attaccare Firefox, perché qui si lottano il podio. Ricordiamo che Coffee Puma non fa parte ufficialmente di questa categoria, quindi tutti i piloti dietro di lui guadagneranno una posizione, ovviamente. Bene, 3 secondi di penalità. E Richard che sta perdendo un sacco. Luigi sta facendo la classica gara dall'etere, io scappo via e faccio quello che succede dietro. Un po' alla Sebastian Vettel degli anni Red Bull. Mamma mia. Hanno il tifo per Dade, oh, finalmente qualcuno fa il tifo. Grande Dade! Ottavo posto, comunque sicuramente migliore di tutti gli altri che si sono ritirati, migliore anche. Comunque sia del compagno di squadra al quale non sappiamo cosa è capitato per essersi ritirato. Comunque gira in 29, non è un tempo malvagio considerando anche la gomma media che ha. Tanto Autoboss è riuscito a passare Firefox, quindi terza posizione riguadagnata. Deve cercare di andare a riprendere immediatamente Vilichak. Attenzione perché ancora Firefox non si arrende.
Bisogna vedere quanti rischi si prende Antobos considerando il campionato. Attenzione! Oh! Qui ruotata a Coppa Puma. Qui ruotata a Coppa Puma. Attenzione! Attenzione ai rischi per Antobos, che rompe Antobos, ha messo il nostro gioco grande. Vediamo, sta cercando di scappare di vantaggio. Sì, forse ce l'ha fatta, anche perché secondo me ora tosta Firefox rischia veramente di prendere attacchi a destra e a manca. Dietro tutti i piloti con gomma più fresca della sua, anche se più dura. La soft regge 8 giri, basta, poi crolla parecchio. 5 secondi intanto il vantaggio di Luigi, mamma mia, che pilota. Vediamo, Coppa attaccatissimo, DRS per lui, vai Sterzo, Firefox. Bisogna anche più DRS, meno che Road Antobos. Vediamo, anche Lai è lì, pronto ad attaccare. Dopo Puma passa, con un mega bloccaggio. Prima che... Oh! Visto un leggero contatto di Ilai, non so se ha rotto, spero di no. Vediamo, è molto vicino Ilai, vediamo, molto molto vicino. Ciao Tabux, buonasera amico mio. Vediamo Ilai. Mamma mia, Zonati, che attacco, che ingressata gli ha fatto, che attacco, che aggressione. Attenzione ancora e mamma mia, Ilai si difende alla grande. Bravissimo, bravissimo, bravissimo Ilai. Allora vediamo un attimo in quanto gira Evil Shark per capire se Antobos ha al passo. 19.3, vediamo Antobos. 19.1, due decimi, con due decimi a giro la vedo difficile. Firefox, 5 secondi di penalità per l'accelerazione in pressione di box. No, queste penalità sono tremende. Tremende da prendere perché veramente possono distruggerti una gara. Peccato, peccato. Firefox per ora è in ultima posizione, sì, perché Dennis purtroppo è in ultima. E quindi sì. Io tutto bene, Tabux, e tu? Tutto a posto? Due decimi e hanno praticamente quasi gli stessi giri, sia Evil Shark che Antobos, comunque sia la differenza di prestazione di mezzo secondo, ma comunque sia se non c'è il passo qui è un casino. Sì, sì, lo so che sei Cristian, lo so, mi ricordo. Luigi 6 secondi e 4, mamma mia, mamma mia. E la vedo male, la vedo male. Deve succedere qualcos'altro, un altro colpo di scena, un'altra safety car, un'altra virtual, insomma, per rimiscolare un po' le carte. Che altrimenti temo che veramente per Antobos sia una brutta brutta gara. E soprattutto perde 10 punti, anzi 11, perché mi sa che il giro veloce lo ha sempre. Lo ha in 17.711 Luigi, e subisce adesso l'attacco anche di Coppa Puma. Ai 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 ai. Quindi sta perdendo, per ora sta perdendo 11 punti. Vabbè, le gare sono lunghe ancora, qui manca 14 giri e in 22 giri mi sono successi tutti i colori, virtual, supercar, gente che si è schiantata, gente che ha fatto collisioni, gente che prende penalità a random, quindi tutto può ancora succedere. Andiamo a vedere Luigi se ha penalità. Ha un avviso solo, mamma mia, bravissimo. Tornando a parlare del setup, il gioco qui non tiene conto della rarefazione dell'aria, perché con la rarefazione dell'aria bisognerebbe correre con un setup aerodinamico più alto, quindi con ali un pochino più cariche rispetto a quel che sembra dal layout della pista, perché dici, vedi quel rettilineo, vedi due rettilini, quello dei box e quello dopo staccata di curva 1 e 2, e dici ok, vado scarico. E no, e no, e no,
Qui bisognerebbe andare un pochino più carichi, considerando anche il grandissimo consumo delle gomme che c'è, soprattutto sul posteriore, e una sorta di graining che si vede sulle ruote posteriori anche dal videogioco. Il gioco non tiene conto di questi fattori, quindi i nostri piloti saranno andati con un setup prevalentemente scarichi, secondo me, aerodinamicamente. La vedo difficile che ci siano piloti che siano andati troppo carichi, anche perché sennò sul rettilineo vengono mangiati come niente. Tanto una bella battaglia si è accesa fra la Renault di Antoboss e la Racing Point di Coffee Puma, mentre Eli comunque si sta riavvicinando piano piano. Zitto zitto, cacchio cacchio, sta bussando qualche giro buono, insomma, lo sta avvicinando a questi duellanti per comunque la terza posizione. Seconda posizione, penso ormai blindata dai Shark. Il Shark comunque sta tenendo un gran ritmo, vediamo quanto conclude il giro in 19 19.415, vediamo Antoboss riesce a fare un 19 basso, un 18 addirittura, e 9, guadagnando mezzo secondo, ma evidentemente non sufficiente ancora per colmare quel che è la distanza tra lui e Evil Shark. Mamma mia, la differenza del rettilineo con la Shelby RS è allucinante. Antoboss era a 314 e Coffee Puma era tipo... Oh, mamma mia, quell'argone era a 340 tipo. Mamma mia, impressionante. Veramente. A parte loro due che duellano, vediamo se c'è qualcun altro che magari sta per ingaggiare battaglia. No, non c'è nessun altro perché sono abbastanza distaccati tutti, quindi rimaniamo sulla coppia che sta lottando per il terzo gradino del podio e per la quarta posizione, ossia per la prima posizione fuori dal podio. Ricordo, questo campionato è il suo primo campionato, questo qui è il nostro primo campionato. Il nostro forum fa un anno questo mese, per il 2020, se il gioco uscirà ovviamente un anno. Tanti errori di guida per Coffee Puma, che probabilmente non ha un setup ben bilanciato, e praticamente ha spremuto tutta la macchina, tutto l'ERS che è disponibile ovviamente. Ora deve cercare di gestire perché era veramente messo male. Se ovviamente uscirà il gioco 2020, il Race to Glory si impegnerà da settembre-ottobre ovviamente a ricreare il campionato, a renderlo più esclusivo possibile e a cercare piloti, innanzitutto piloti seri. Non ci interessa la velocità, ci interessa la serietà, ci interessa la correttezza in pista, ci interessa... ci interessano persone amichevoli, persone divertenti, persone che si rendono conto che questo è un gioco, che ci ritroviamo soprattutto in momenti come questo, a causa anche del coronavirus, magari a passare più tempo insieme, più tempo a ridere, a scherzare. E persone così, persone semplici, non ci interessano persone altezzose, persone che si ritengano chissà chi, ecco. Abbiamo voluto creare questo forum giusto per dare la possibilità a tutti di correre in maniera gratuita, ovviamente, in maniera spensierata. E poi è che, oh, Dade, mamma mia, che danno! In maniera spensierata, vi dicevo, in maniera ovviamente, per quanto si possa, competitiva, perché comunque sia è normale che se ti lotti le posizioni, le vittorie, i podi, viene spontaneo diventare competitivi, diventare magari aggressivi, magari non parlarsi per un po' perché rode una vittoria, una sconfitta, un avversario, insomma, quindi è tutto molto affascinante, il mondo interattivo della Formula 1, secondo me. E lo dice uno che comunque fa parte di, ha fatto campionati di Formula 1 ormai da fine 2015, quindi mi ritengo una persona appassionata e voglio cercare di trasmettere questa passione che ho a quante più persone possibili, perché veramente in momenti come questo sono attività in questa maniera che ci uniscono. Intanto Firefox 3 secondi di penalità e Dade è entrata in box, appunto perché abbiamo visto quel danno in diretta.
sulla sua ala anteriore. Sono proprio momenti come questi che è bello ritrovarsi una sera in compagnia, giocare, dire qualche minchiata e ridere, scherzare. Sono momenti come questo che ci legano. Ed è in momenti come questo... che colpo di scena! Evil Shark ai box! Bel colpo di scena! Ora staremo a vedere... bene, per il secondo momento, staremo a vedere... Tanto boss per lui è perfetto così, per lui è perfetto perché perderebbe 8 punti. Per lui è perfetto così, però Evil Shark, attenzione, perché ha un secondo di vantaggio su tutti, intanto 5 secondi per Zonato, quindi sembra di aver letto. E attenzione, perché Evil Shark tornerà. Oddio, ha un bel distacco, Però come no, seguiamolo. Allora, a 31 secondi dalla vetta, mi sembra. Sì, dal pilota in testa, 31 secondi. Vediamo da... eccolo qui. Vediamo, a 10 secondi da Eli. E come vi stavo dicendo, sono momenti come questo che ci uniscono, che ci fanno rimanere comunque in contatto e bisogna saper cogliere queste occasioni e non vedere solo il lato negativo che purtroppo ci ha portato questo coronavirus, questa emergenza sanitaria e in tutta Italia ormai. E cerchiamo di vedere anche il lato positivo delle cose, ossia che c'è meno inquinamento, che comunque... se ovviamente abbiamo una nostra famiglia sotto lo stesso tetto, magari passiamo più tempo in famiglia, cosa che magari diamo spesso per scontato, insomma, o anche poco più My Box per gomma soft sicuramente. Quindi insomma, guardiamo anche il lato positivo delle cose. Io voglio usare questa ottica di vita qui, in questo momento. E sono una persona come tante altre che continua ad andare a lavorare, anzi che lavorerà un po' meno ora da venerdì in poi. Quindi sarò più su Formula 1 a rompere le scatole o le uova nel paniere a tutti. e niente, insomma. Voglio sperare che, a parte nel trovare un vaccino il prima possibile, spero anche che questo coronavirus ci insegni magari a stare, a essere più umani, a essere più attenti, a salvaguardare meglio il nostro pianeta che stiamo veramente mandando a rotoli e lo stiamo facendo con le nostre mani. Quindi io mi auguro veramente che si possa trarre tutto il vantaggio possibile da questa importantissima lezione e vorrei ringraziare veramente, perché io ho a che fare con le persone, quindi voglio veramente ringraziare tutti quelli che si alzano la mattina, tanto è il chat, giro sensazionale in 1:17.494, nuovo giro veloce e questo a favore di Antoboss che comunque toglie il giro veloce a Luigi e toglie in automatico il punto sul mondiale piloti, ovviamente che per Antoboss è perfetto. Ha guadagnato una vita su Eli, ma una vita, proprio una vita, e ci tenevo a dire, voglio ringraziare tutti coloro che fermano, quindi carabinieri e così via. Voglio ringraziare tutti, ovviamente, i medici, tutti coloro che lavorano in ospedale, chi fa le pulizie, infermieri, dottori, medici, chirurgi, tutti, a livello sanitario tutti. Voglio ringraziare tutti coloro che lavorano nei supermercati, che fanno servizi anche portando la roba a casa alla gente. Voglio ringraziare tutti perché veramente sono, passatemi il termine, sono gente con le palle, gente che veramente mette a disposizione se stessa per dire ragazzi, noi siamo qui e siamo per voi. Ecco, l'altruismo è un gesto che in situazioni così viene sicuramente visto e come si deve visto e come, mamma mia. Quindi voglio mandare un ringraziamento a tutta questa categoria di persone e salutarvi tutti e sperare ovviamente che questa emergenza del coronavirus, intanto 3 secondi di penalità per Dade, che questa emergenza del coronavirus venga quanto prima. Intanto 16 addirittura e 533 giro veloce per Kofi Kuma. Che questa emergenza, come stavo dicendo, del coronavirus venga quanto prima debellata e che possa tornare alla vita di tutti i giorni
il più rapido possibile. Scusatemi questa mega parentesi che ho voluto aprire. E bisogna essere realisti, bisogna vedere le cose per quel che sono e bisogna vivere nel presente e non mettersi prosciutti davanti agli occhi e far finta che non ci sia. Quindi mi raccomando, state a casa e uscite se necessario, non fate i babbioni, se avete la moglie, la fidanzata in casa, mi raccomando, è un momento buono per toccare, è un momento buono per fare cose che magari non si fanno tutti i giorni. E mi raccomando ragazzi, dai, ora ve l'ho detto scherzando, facendo qualche battuta anche magari a biscotto sciolto, però dai, stiamo uniti e ne usciremo presto, sono sicuro. Intanto Vilchak, torniamo a parlare di Formula 1, perché Vilchak ha guadagnato una vita al 26, dal 27esimo al 31esimo giro, ha guadagnato veramente una vita e può andare a riprendere, attenzione, anche Boss è lì, anche Boss, a 6 secondi ora, 6 secondi in 5 giri non lo so, però ne ha guadagnati tantissimi ora su Eli, era lontanissimo da Eli, ora non mi ricordo a quanto, però era veramente lontanissimo, tipo Coffi ha ripassato, Zonato del PDP, una staccatona, bella staccatona, quindi per ora Luigi sta vincendo con la prima posizione e 7 punti di vantaggio, ora bisogna vedere se, mamma mia, Vincente sta veramente tirando, ma alla grande, vai, se la sta, sì, 6 secondi, sì, non sto guardando Eli, sì, infatti dicevo, come fanno a essere 6 secondi, infatti non sono 6 secondi, sono 2 secondi quelli che dividono Eli da Vincent, mamma mia, vediamo se questo Coffee Puma riesce a passare questo Zonato, perché si sta difendendo abbastanza bene. Bene. Zonato è una cosa nuova, più o meno questo giro di Coffee. Di Coffee è un giro più nuovo. Il giro è niente. Vediamo. Subito molto aggressivo. Mamma mia, che cambio di traiettoria violento! Mamma mia, spettacolare. E riesce a passare, quindi sesta posizione. Non so se riuscirà a riprendere Firefox. Forse... sì, 3 secondi, forse sì. Eccolo, questo è Vilchak selvatico che sta... Oh, attenzione! Colpissimo di scena! Con Luigi, che va a montare! Gomma rossa e riesce a uscire davanti a Antoboss molto probabilmente. Vediamo. Sì. Attenzione, perché potrebbe, oddio, potrebbe riprendersi il giro veloce. E attenzione, andrebbe malissimo ad Antoboss. Sì, riprende la scia, vediamo. Però ormai lì è. C'è storia. Mamma mia. Vediamo se tira come un dannato per prendere il giro veloce, vediamo. Vilchak non sta guadagnando adesso. Gli effetti della gomma rossa ora si stanno esaurendo. 6 giri, sì. Ora questi ultimi 3 giri deve gestire abbastanza, secondo me. Sì. Ottimo. Antoboss, due avvisi Antoboss, attenzione, e due avvisi anche per Luigi, quindi sono tutti e due vicini alla penalità. Coffee Puma 3 secondi di penalità, quindi siamo a 6 secondi per Coffee Puma. Ha già preso 2 secondi e 4 Luigi, mamma mia, con gomma rossa, vabbè, chiaro che c'è un vantaggio solo a guardarla, la gomma rossa, per quanto è bella e nuova rispetto alla hard, mamma mia. 19-1 comunque è un gran bell'andare, un grandissimo bell'andare. Vediamo il giro veloce di Luigi, saliamo a un bordo così, andiamo.
3 secondi di penalità, attenzione! Attenzione! Attenzione, può uscire un giro per 15! 861! 15-861, mamma mia, mostruoso. Quanto ha preso, no, per curiosità? Quattro secondi in un giro. No, vabbè. Ragazzi, è stato bello, io chiudo il forum. No, vabbè, cioè, ma no, come si fa? No, no, veramente... Vabbè. Ottimo complimenti, e si riporta a guadagnare 8 punti. Ottimo, nessuno che riuscirà a contrastare questo 15, cioè neanche in qualifica ho visto un 15 in questa maniera. Cioè, il potenziale di questo pilota, di Luigi, è pazzesco, e Alto Boss deve mettersi sotto se vuole vincere questo campionato, perché con un Luigi così campionato non so se lo vince. Vediamo, vediamo. Vediamo. Mamma mia. Siamo all'ultimo giro. Firefox, 3 secondi di penalità. Rogue Dennis comunque è davanti a Dade, e potrebbe finire, oddio, davanti a Zonated, forse no, perché Zonated ha diverse penalità. Non ci sono battaglie adesso. No. Ricordo, stasera manca Spectre, compagno di squadra di Luigi, correrà domani comunque nella mia categoria, nella categoria Elite, che partirà dalle 22 in punto. Non avremo lo streaming, purtroppo, quindi non ci vedrete. La gara la caricherò su YouTube, seguiteci anche su YouTube, Race of Glory, ovviamente. Su Instagram siamo Race of Glory, su Facebook siamo Race of Glory. Carichiamo tutte le locandine, carichiamo tutte le immagini dei copertini. A fine campionato ci sarà un sondaggio per... poter migliorare, poter costruire un campionato migliore in ottica 2020. E Luigi intanto va a vincere questo Gran Premio del Messico con 10 secondi di vantaggio su comunque un forte Antoboss, forte ma non abbastanza Antoboss, sì, diciamo così, un forte ma non abbastanza forte Antoboss, e un grandissimo Evil Shark, che comunque porta il podio a casa e porta bei punti alla McLaren. L'unica superstite è questa McLaren, perché l'altra McLaren, quella di Mitri, non disputerà più questo campionato per altri impegni che purtroppo non lo possono impegnare nel nostro campionato. Quindi, quarta posizione Eli, e mi è andata via la schermata, tra poco vi dico le posizioni. Ah, bello questo qui, Evil Shark è già entrata ai box, ottimo, bene, fa piacere. Godiamoci il podio. Quindi vittoria per Luigi, seconda posizione Antoboss, terza Evil Shark, quarto Eli, quinto Coffee Puma, sesto Firefox, settimo Zonated, Rogue Dennis ottavo, nono Dade, decimo Bart, undicesimo JJ, Karen dodicesimo, Luffy tredicesimo, Tostapane quattordicesimo. L'unico senza penalità, mamma mia, Antoboss, spettacolare. Che pilota, pulito, che pilota.
Dai ragazzi, fateci qualche domanda, io vado a chiamare i ragazzi per fare le interviste, dai. Fateci qualche... Ma perché mi dà tutti offline? Fateci qualche domanda, anche per i vostri piloti, insomma, se ti fate qualcuno o una qualsiasi cosa comunque. Io ho qualche problema con la Xbox che mi mette tutti offline e non so perché. Ora mi tocca andarmi a cercare tutti i piloti. Ma che sta facendo? Antoboss fortunatamente me l'ha trovato. Fammi riprendere da qui perché visualizza. Invita, invita. Devil Shark. No, è uscito, porca vacca. Eccolo qui, che culo. Meno male. Sì, ti sento. Ah, Evil Shark è senza cuffie, ha scritto. Allora, aspettiamo un attimo Luigi e poi partiamo. Allora, vi ricordo di includere l'audio. Lo dovreste Ok. sapere, ma lo ricordo lo stesso. Ma Evil Shark l'abbiamo? Perché ha scritto, è È senza entrato microfono. in gruppo, non so. Mi sa che però è entrato ma non parla. Perché magari gli manca qualcosa. E vabbè, Evil Shark, se vuoi scrivi sul gruppo e poi riportiamo. Allora, Antoboss, partiamo da te, dai, che così Ok. facciamo veloce e non rimaniamo indietro. Allora, una gara, direi... Allora, io che tifo per te... Non lo so. Non è stata una gara particolarmente da te, secondo me. Cioè, considerando poi io veramente, cioè, quando va detto, il giro che ha fatto Luigi in 15-8 che cioè, era quasi da qualifica quel giro. Io sono rimasto allibito perché cioè boh. E non ho capito, cioè, la strategia è un po' confusa, secondo Sì. me. E la qualifica bene, perché comunque sia quel distacco ci può stare. La qualifica bene, comunque secondo, perché le prime file le state monopolizzando te e lui. E la partenza c'è stato un po' di casino, non so se c'è stato il bug dei semafori, che qualcuno si è spento prima, non lo so, perché ho visto una gran partenza di Firefox che vi ha un po' dato fastidio, magari. E poi, come succede praticamente quasi ogni gara, Luigi ha fatto il Sebastian Vettel degli anni Red Bull, è scappato e ha fatto la sua gara bene, a parte l'unica pecca della penalità, perché te sei stato l'unico pulito, l'unico di tutti. Però, cioè, hai preso, te lo devo dire, ma hai preso un distacco imbarazzante. Cioè, considerando che ha fatto una sosta in più. E considerando il giro veloce, cioè, hai preso 10 secondi in 3 In giri, tre se non giri, sbaglio. quattro, sì, tre, quattro. Cioè, è stato molto bravo lui anche. E per il campionato, io ti ho visto male quando eri ottavo, ho detto vai. Cioè, hai messo veramente male perché, giustamente. Poi quando ho visto Evil Shark montare la gomma rossa, ho detto vai, ora lo va a riprendere. Non credo che ti. Non penso che ti avrebbe lasciato strada, cioè ti avrebbe lasciato lì. Evil Shark attacca, cioè lo sai. Però fortunatamente probabilmente ha avuto un calo della gomma e è rimasto lì. Ha passato i Lai, vi ha tolto il doppio podio a voi e si è, tra virgolette, diciamo, accontentato. Raccontami un attimo, insomma. Boh, sì, come hai detto, te la qualifica abbastanza buona, 14-6 mi sembra, anche se ho sbagliato nel settore centrale l'ultimo tentativo, altrimenti penso che
1 o 2 decimi, comunque sarei rimasto secondo. Poi vabbè, il primo stint ero rimasto abbastanza, dopo il casino un po' della partenza, i primi giri, sono rimasto circa a 3 secondi, mi sembra, da Luigi. E dopo mi sono fermato i box per le medie, volevo fare l'undercut, ma dopo è entrata la virtual safety car, poi la safety car, e quindi diciamo in quel frangente sono un po', ci ho perso un po'. E poi sì, come dicevi già te, con la strategia ho fatto un po' di... Cioè, non sapevo bene cosa fare e poi ho montato le hard per arrivare fino in fondo, perché non sapevo alla fine se aspettare, montare le medie e dopo le soft finali, quindi alla fine praticamente ho usato un giro solo, due le medie e poi con la safety car l'ho cambiato, ho messo le hard e poi mi sono trovato nel traffico e però pian piano... Diciamo, sono risalito fino alla seconda e poi gli ultimi giri ho avuto paura appunto della rimonta di Evil Shark che aveva la soft, però sono riuscito a resistere gli ultimi giri. E quindi complimenti ancora una volta a Luigi perché ha avuto un grandissimo passo e niente, a tutti, al podio, a Evil Shark, al mio compagno e a tutti. Che l'unica cosa che ti dico, se vuoi vincere questo mondiale, devi veramente ammazzarti di allenamento, devi impegnarti e far finta che siano tutte gare normali. Quando poi arrivi all'ultima e te la giochi lì. Però devi veramente cercare, non lo so, qualcosa di più di lui. O metterlo, o fargli fare un errore a lui. O sperare che sbagli da sé, come può succedere a tutti. E se no, cioè, se Luigi avrà questo passo anche nelle prossime tre, cioè, sarà una strage. Lo so. Quindi nulla, insomma, dai. E niente, dai. Comunque sia, c'è Austin la prossima settimana. È una pista che ti piace? Che ti piace, Sì, scusa. moltissimo, Austin. È Perfetto, larga, dai, mi allora sono piace, anche sicuro. per lottare. Allora sono sicuro che ti potrai benissimo rifare a Austin. Spero. Dai, allora passiamo al vincitore. Ciao Luigi, buonasera. Includi Ciao, l'audio per buonasera. piacere. Già fatto. Allora, come stavo dicendo ad Anto, cioè, allora, il distacco in qualifica, poi ci ha spiegato che ha sbagliato, vabbè. Comunque sia, il distacco in qualifica, diciamo che ci poteva stare. Però veramente hai fatto una gara, cioè mamma mia. Io infatti nella live ti ho definito il Sebastian Vettel della Red Bull. Quando lui partiva in pole, scappava via, dava tipo 3 secondi in mezzo giro, in un giro, to, quel che era. Cioè sei stato incredibile, mamma mia, pazzesco. E il giro poi che hai fatto con gomma rossa, cioè... Bestiale, allucinante. Complimenti. Non so Grazie dei complimenti. Okay. veramente che dire. Vai, vai. Buonasera a tutti. Allora, in qualifica ho fatto un ottimo tempo con le rosse, anche se ho sbagliato anch'io nel settore centrale, che sono arrivato un po' lungo. Sono partito primo e avevo un ottimo passo. Le rosse e sono scappato. Sia con le rosse, poi ho montato le gialle. Sono andato bene anche. Ah no, ho montato le. Sì, le gialle. E stavo scappando anche con le gialle. Poi ho montato di nuovo le rosse sotto safety car. Ed ho fatto anche il giro veloce, che è quello che volevo. No, hai fatto tutta la grande. Io non pensavo ti fermassi. Quando poi ho visto il distacco, ho detto cavolo. Comunque sì, anche se Anto ti fosse riuscito a passare, cioè con gomma nuova rossa per di più che ha 1 secondo e mezzo di vantaggio, te lo saresti mangiato in mezza curva. Probabilmente ti saresti saltato sopra con la macchina. Quindi, no, veramente, mamma mia. Bravo, bravo, bravo. Questa Grazie. gara. Mi è garbata da parte tua. La pista di Austin ti piace oppure no?
Mi piace, però non è la mia preferita. Va bene, questo è. Dai, Antoboss, dai, forza. Mi raccomando. Cerchiamo di. E perfetto. Allora, Evil Shark non c'è. Non ho domande dal chattino. No, non ho domande. Evil Shark. Allora, la qualifica mi ha annullato l'ultimo giro. Purtroppo potevo fare terzo perché ero sotto 4 decimi al primo settore. Comunque, bella lotta con Eli. Abbiamo fatto 5 secure appaiati. Che mi sono venuti i capelli bianchi. Oh, grande Evil Shark con i capelli bianchi. Poi la safety car ha scombinato un po' i piani, ma sono rimasto fedele alla strategia di partenza sapendo che avrei avuto le soft alla fine. Ho cercato di perdere il meno possibile con le gialle, pur allungando lo stint. Alla fine le soft sono durate comunque poco e quindi non sono riuscito a riprendere anche Antoboss. Complimenti a tutti e bella gara. Beh sì, Evil Shark ha fatto un garone, ha fatto anche lui. Era messo male all'inizio, poi grazie a Safety Car, Virtua, insomma c'è stato di tutto, c'è stato. In questa gara si è comportato molto bene e ha ripreso Eli veramente in maniera eccellente con gomma rossa. Veramente è stato bravo, ha tenuto un grandissimo ritmo. Bravo anche lui. Domande? No, domande a chi lo chiedo? No, a voi non ve le chiedo. Avete altro da dire? Se no chiudiamo. No, niente. No, a posto. Perfetto, allora vi ricordo l'appuntamento di domani, Race of Glory, domani alle 22, sempre qui a Città del Messico. Vi ringrazio per averci seguito, siete stati tanti. Ringrazio coloro che hanno messo il like al canale, e un abbraccio a tutti. Ci rivediamo settimana prossima per la gara Legends al GP di Austin, sempre alle 21 e su questo canale. Un abbraccio e grazie a tutti, buonanotte. Ciao a tutti. Ciao, buonasera.